Grande fratello. Beatrice Luzzi in lacrime. I miei figli hanno. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La serata di Capodanno al Grande Fratello ha scatenato una ribellione da parte dei figli di Beatrice, protagonista di momenti difficili nella casa. Valentino, uno dei suoi figli, ha espresso il suo dissenso attraverso un messaggio su Instagram, difendendo la madre e criticando gli altri concorrenti per il loro comportamento negativo. Valentino ha condannato l'atteggiamento dei coinquilini, evidenziando come abbiano rovinato l'atmosfera festiva che dovrebbe caratterizzare il Capodanno. La madre, Beatrice, ha dovuto affrontare un trattamento ingiusto da parte degli altri inquilini, il che ha spinto i figli a rompere il silenzio ufficialmente attraverso una storia sul noto social network. Il pubblico del Grande Fratello ha assistito a scene spiacevoli durante l'ultima notte dell'anno, con Beatrice esclusa e visibilmente triste. L'attrice è apparsa isolata dopo essere stata oggetto di un gesto discutibile da parte dei coinquilini, tanto che la regia ha persino sospeso la diretta. I figli di Beatrice, stanchi di simili episodi, hanno protestato, sottolineando l'inaccettabile trattamento riservato alla madre. Valentino ha concluso il suo messaggio affermando che, da soli a Capodanno non si era mai visto nella storia del GF. Mamma, ti vogliamo bene. Nonostante la difficile notte di Capodanno, Beatrice ha ricevuto il sostegno dei figli e dei fan, dimostrando di non essere sola nel suo percorso al Grande Fratello. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.